Durante la sua lunghissima carriera, trascorsa in buona parte presso la corte di Sassonia, Cranach ha dipinto numerosi ritratti, sacrificando in parte la verosimiglianza per ottenere un forte effetto simbolico, con uomini che si atteggiano a indomiti cavalieri e dame dal fascino insidioso, grazie al sortilegio di occhi pungenti e fantasiose, esotiche acconciature. E questo triplice ritratto raffigurante le principesse Sibilla, Emilia e Sidonia ne è un lampante esempio. A prima vista lo spettatore può avere la sensazione che l'artista abbia ritratto solo una ragazza da tre angolazioni diverse. Infatti le tre sorelle sono molto simili nel viso e nell'abbigliamento, eppure così diverse tra loro. Dopo un'attenta analisi si può facilmente vedere come il maestro è riuscito a catturare una personalità diversa e l'età su ogni volto e anche una diversa preferenza di moda. Ognuna di loro ha un taglio di capelli diverso, ma alla moda durante il Rinascimento in Sassonia, e ogni abito presenta tessuti costosi e ricami complessi. I monili d'oro sono un simbolo di ricchezza e prosperità. Tuttavia non si può fare a meno di notare il cappello mancante, i dettagli mancanti e la faccia malinconica della ragazza di sinistra, la più vecchia. È come se il tempo la stesse portando via dal dipinto. Sotto i riflettori ora è la ragazza al centro, Emilia. È la sua ora e ci sta guardando spudoratamente in un tentativo disperato e dolce di essere ricambiata. Sidonia, la più giovane, evita il nostro sguardo, innocente e modesta. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.